Lo so che non si sta seduti sul tavolo e di solito si sgridano i bambini e neanche si mettono i piedi con le scarpe sulle sedie, ma stasera sono comoda, sono da sola e fuori piove. Che fuori piove non c'entra niente, ma mi sento più in sintonia col mondo esterno, mettiamola così. Allora, sono qui per darvi appuntamento domani mattina alle 9:30, come sempre, con i nostri vini. Ebbene sì. E tra le varie cose, insomma, mi sono capitati questi due vinini che tra loro non c'entrano niente, nel senso che non è che abbiano molto a che fare tra di loro, però ognuno di loro mi ricorda qualcosa. Ad esempio, questo qua di Elton John, Captain Fantastic, che è una copertina anche particolare, guardate, tutta bella disegnata, invece dentro c'è lui come era una volta. Dicevo, questo mi è capitato sotto mano e mi è venuto in mente che l'altra sera con le mie figlie ho guardato One World Together e Tom, quello che è stato fatto in TV, dal Global Citizen e da Lady Gaga, questa serata, questa lunga maratona musicale con grandi artisti internazionali e anche ben due italiani, Bocelli e Zucchero, per quanto riguarda l'emergenza Covid. È stata una bella serata e Elton John ha anche partecipato a questa serata. Invece l'altro è un altro disco, a parte la colonna sonora bellissima, mi piace tantissimo, e anche il film, se non l'avete visto, spero di no, ma se nel caso non l'avete visto, fatelo in questi giorni in cui dobbiamo stare a casa. Ma soprattutto perché riguardo alla colonna sonora ci sono due brani che sono stati realizzati da Hans Zimmer. Io non so se voi sapete chi sia Hans Zimmer, neanche io lo sapevo, sono andata a documentarmi perché sempre la figlia, ma quella più grande questa volta, mi ha detto che non sarei dovuta perdermi assolutamente il concerto che Hans Zimmer ha fatto a Praga, live in Praga, quindi se vi capita andatelo a vedere, perché lui è colui che ha scritto tantissime colonne sonore di tantissimi film, non solo Rayman, ma ha scritto anche per cartoni animati come Re Leone, come Hercules, se non ricordo male, ma soprattutto ha scritto la musica per quel bellissimo film che proprio io non posso non guardare ogni volta che viene riproposto in televisione, e hanno fatto la maratona uno ogni giovedì per 3 giovedì, stiamo parlando dei Pirati dei Caraibi. Ebbene, Hans Zimmer ha fatto proprio il brano, quello classico. No, non mi viene in mente. Vabbè, ve la canterò un'altra volta, ma a parte questo, magari ve la faccio sentire domani. Non sono molto preparata in materia. Comunque sia, questi sono comunque solo due. Di due vinili che passerò domani. Sicuramente spero di trovarlo. Passerò per colui che ha richiesto gli ABBA, ovvero Ahmed Ahmed, quindi se riesco a trovarlo, ti passo il vinile degli ABBA e poi, vabbè, come sempre, ma le vostre richieste, magari non saranno vinili, li passerò in modo diverso, ma comunque staremo insieme. Però davvero, fatelo, andatevi a guardare se avete voglia sia Rayman che naturalmente Hans Zimmer e il concerto che ha fatto live in Praga, perché è qualcosa di fantascientifico. Va bene, visto che piove, sono da sola in cucina. Voi direte, col tempo che fa, ho acceso il riscaldamento a manetta, questo ve lo dico, perché tanto si può, 7 ore al giorno se fa freddo si possono accendere, quindi io non le accesi oggi, le accendo stasera, ma adesso vado a scaldarmi perché come vedete sono in tenuta da ginnastica. Sì, perché anche in questa giornata di emergenza Covid che si fa un po' di ginnastica per rimanere in forma per la prova costume, che forse non ci sarà mai, ma non importa. Tra l'altro vi faccio vedere che ho pure la maglietta personalizzata dalle mie ragazze. Loro mi hanno detto, sapete cosa mi hanno detto? Mamma, se così tu dovessi mai andare a correre un mattino e che praticamente stramazzi al suolo e insomma non sai più chi sei, leggono sulla schiena e sanno il tuo nome. Cioè, questo è quanto le mie figlie mi vogliono bene. Va bene, a parte questo adesso vado perché poi devo preparare la cena, insomma di cose ce ne sono ancora tante da fare. Vi aspetto domani mattina, come sempre, 9:30, puntuali, mi raccomando. Ciao, vado, ciao.